Una corsa contro il tempo, ma d'altronde con il passaggio definitivo avvenuto nel pomeriggio di venerdì scorso non poteva essere altrimenti. Un'altra mattinata travagliata per i tifosi del Trapani che si sono ritrovati in via Orlandini e per la nuova società. Un'altra firma, ma questa volta della Liberty Lines, quella necessaria per accelerare l'iter dell'iscrizione che scade questa sera alle 19 e poter usufruire di ulteriore liquidità. Una firma per sancire una sponsorizzazione per una cifra di circa 300.000 euro. Di pari passo, intorno alle 10.30, si è avuto il via libera per i bonifici relativi al saldo delle pendenze con dipendenti e tesserati. Insomma, un iter che matura insieme allo scorrere delle ore. Una corsa contro il tempo, appunto, anche se era stata già palesata sabato pomeriggio in occasione della conferenza stampa di Giorgio Heller, che ha presenziato assieme all'avvocato Riccardo Fabbro e all'amministratore delegato di Alivision Luigi Foffo. Presente anche Fabio Petroni, ex presidente del Pisa. Queste le parole dei protagonisti. Siamo arrivati a Trapani per lavorare, per prendere in mano la situazione e per poter iniziare questa nostra avventura che vedrà, se Dio vuole, il Trapani partecipare al prossimo campionato. Noi in 24 ore assieme al dottor Foffo abbiamo rilevato una situazione ben più difficile di quella che ci aspettavamo. Ci aspettavamo sì una situazione difficile, che nei numeri è diventata veramente difficoltosa. Difficoltosa per la tempistica che ovviamente deve per ottemperare appunto a tutto, e su questo appunto stiamo lavorando. Io rimanderei a martedì prossimo tutte quelle che sono le nostre idee di progetto, le nostre idee di valorizzazione, di upgrade di una società che di fatto deve upgradarsi ad una serie superiore. Ringraziare i ragazzi che ieri hanno avuto la forza di venire a Roma e che, permettetemi di dire, sono stati determinanti nella buona riuscita di questo deal di ieri. Alla domanda di un ipotetico ritorno di Raffaele Rubino da direttore sportivo, Heller ha risposto così. Allora, Rubino sì, Rubino no, non sono in grado di dirlo e non ho intenzione di esprimermi oggi. Quello che posso dire è che mi lega una stima importante al dottor Rubino, che ho anche dimostrato nel mio piccolo quando allora sembrava fossi a un passo dall'acquisizione dalla vecchia proprietà della società. Mi recai io a trovarlo a Firenze, dove lui era, proprio a dimostrazione di quanto stima io avessi in quel momento e ovviamente ancora ho. E dire se oggi il dottor Rubino, a parte lo dovrei sentire, capire qual è la sua posizione professionale e tutto quanto, però questo tipo di ragionamenti vi prego di rimandarli a 48 ore, forse 72, e certo è che non possiamo dimenticare quello che ha fatto il dottor Rubino per questa squadra e sicuramente sarà un elemento importante di valutazione della nuova proprietà. Ad acquistare il Trapani la Alivision, presente con l'amministratore delegato Luigi Foffo. Siamo riusciti a chiudere una cosa molto 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 complicata, e ancora lo è complicato, semplicemente per problemi di tempi, perché fare le cose così, con tempi così stretti, è sempre, anche se c'è anche un problema tecnico, proprio bonifici che non arrivano, urgenti, non urgenti, è una cosa, però comunque adesso io sono abbastanza ottimista che tutta la cosa evolverà in senso positivo. Un nuovo inizio travagliato che vedrà il prossimo step alle 19.01 di oggi, nella speranza che si concretizzi tutto quello per cui tanti protagonisti hanno lottato.